Allora iniziamo, caro Kevin Cusenza, ti do il benvenuto. Grazie, grazie di nuovo. E adesso tocca a Battipaglia, l'Omep Sassuolo Trailers Battipaglia contro la Limonta Costa Masnaga, Campobasso già qualificata, Geas già eliminata, quindi abbiamo questi due verdetti. Adesso in campo Battipaglia contro Costa Masnaga, le due squadre che hanno vinto la partita inaugurale di ieri, con Costa Masnaga avanti perché ha un più 9 contro un più 4 di Battipaglia. E anche qui oggi questa partita deciderà tanto di questo girone, soprattutto per chi vince. Sì, credo che come prima le due vincenti si affrontano e sicuramente chi vince oggi mette un bel tassello per la qualificazione. E sono le due vincenti di ieri, la squadra di casa contro Costa Masnaga, una penso delle più quotate di queste otto squadre. Secondo me sarà un'ottima partita, la chiave sarà in difesa. Battipaglia secondo me deve aggredire le ragazze di Costa, perché già dal quintetto vediamo una fisicità maggiore, però Costa Masnaga. Sì, ieri 0 minuti, oggi vedremo se entrerà in campo o se è un problema fisico. Gli arbitri dell'incontro: Simone Settepanella per Roseto il primo arbitro, Emanuela Tommasi di Averoli il secondo arbitro. Il primo possesso è già di Costa Masnaga, che realizza i primi due punti in contropiede con Piatti, Gorini, Bernasconi con il numero 54 Cibinetto e con il numero 41 Bernardi. Il quintetto di coach Rossi. Lombardi si mette in proprio, sbaglia, Gianangeli recupera il rimbalzo con Gesuele, Praiola e Prete. Il quintetto di coach Di Pace, qui Gianangeli è stata sfortunata. Sì, ottimo movimento spalle a canestro dopo un rimbalzo in attacco preso, e ottimo movimento, ha provato a tirare, la palla è uscita girando sul ferro, due tiri liberi. Ieri Gianangeli non è che abbia avuto una gran mano ai liberi, oggi sembra confermarlo, già il primo tiro sbagliato. Sì, ieri Battipaglia ha rischiato di perdere la partita proprio a causa della percentuale ai liberi, speriamo che oggi le ragazze siano un po' più precise. Intanto 1-2 e primo punto anche per Battipaglia. Bernardi per Cibinetto, nuovamente Gorini, esce Bernardi, attaccata da Praiola, fa girare palla velocemente Costa, la tripla di Gorini che ieri non ha fatto una gran partita, parlo solo sempre a livello di punti, perché poi una giocatrice nel complesso non va vista solo ed esclusivamente con i punti. Perde palla Praiola e qui ieri l'ho detto in telecronaca, sbaglia Cibinetto da sotto, la palla recuperata ancora da Costa Masnaga, ancora Cibinetto, si cerca Bernasconi, Gesuele la tocca, quello che ho detto ieri, forse se c'è da trovare un difetto a Battipaglia è che i play tengono troppo la palla in mano. Sì, è anche vero che Giovanni, abbiamo visto, secondo me la stazza fisica delle ragazze di Battipaglia è un po' più piccola rispetto alle altre squadre ed è difficile servire i lunghi e soprattutto per le piccole smarcarsi, bisogna fare buoni blocchi cercando di far uscire le tiratrici libere, poi sì, meno si ha la palla in mano, più si fa viaggiare la palla, meglio è nella pallacanestro. Lombardi attacca, il tiro corto non arriva nemmeno al ferro. Il Battipaglia, ricordiamo che Battipaglia non ha una giocatrice importante per la categoria come Lucy Franova, la vediamo in panchina ma è infortunata, a quanto pare un serio problema alle costole, ed è un peccato che Battipaglia perda una giocatrice così. Intanto c'è il fallo di Gesuele. Sì, è un peccato perché
fondamentalmente era l'unico vero pivot della squadra. E perdere una giocatrice così alta in una finale nazionale è un peccato, però purtroppo bisogna fare fronte anche agli infortuni e si fa di necessità virtù, diciamo. Gorini serve Bernasconi, si gira, realizza i primi due punti, 7-1 per Costa Masnaga. Gesuele attacca Cibinetto, arriva il è sfortunata battipaglia, ancora una volta il ferro gliela butta via, c'è il fallo subito dalla numero 41 Bernardi. Costa Masnaga corre. Sì, Costa Masnaga corre ogni volta che prende il rimbalzo, a parte il centro piatti, tutte le altre sono giocatrici che prendono il rimbalzo, non cercano l'apertura al vero playmaker ma corrono tutte e quattro. Fondamentale sarà il rientro dalla transizione difensiva dopo un tiro effettuato, perché sennò Costa Masnaga fa della transizione offensiva un punto di forza. Bernardi realizza i suoi primi due punti, più 8 per Costa Masnaga. Praiola, c'è Prete, Praiola decide di andare dall'altro lato, esce Gesuele attaccata da Bernardi, si ferma, mette le mani Bernardi, infrazione di passi. Sì, diciamo Giovanni che questi sono molte di queste ragazze di Costa Masnaga giocano un campionato di A2, un campionato senior, quindi sono abituate a giocare con contatti duri, contro giocatrici più esperte. Sicuramente questa cosa inizialmente si sta notando. Spero sia un inizio, spero sia solo rompere il ghiaccio per le ragazze battipaglia. Per adesso il punteggio è 19-1 e non c'è partita attualmente, ma ripeto, è ancora lunga, mancano 37 minuti. E sappiamo già domani chi dovrà affrontare battipaglia. Dovrà affrontare il Basketball Sisters Samoggia. Attacca Gianangeli, ha difficoltà contro tutte le maglie rosse. Qui sbaglia ancora il canestro. Gorini attacca, serve Cibinetto, la palla fuori per Bernardi, ancora Gorini. Difesa zona per battipaglia. Cibinetto, palla recuperata da Lombardi e quindi la zona funziona per coach Di Pace, ma Praiola sbaglia ancora da sotto. È una battipaglia che sta, non può permettersi di fare questi errori, anche perché non di fronte hanno veramente una signora squadra. Primo fallo di Gianangeli, saranno probabilmente due liberi per Piatti. No, credo che sia il secondo fallo per la numero 4. Sì, Lombardi. Brutta notizia per battipaglia. Io avendo il coach davanti non ho visto, ho visto solo Gianangeli che guardava impaurita che poi il fallo l'avesse subito lei. Ancora Gianangeli, stavolta recupera il rimbalzo, serve Lombardi, c'è Prete, viene mandata via, sfrutta il blocco Lombardi di Gianangeli, la palla arriva alla 33 che viene fermata da Piatti. Bernardi in contropiede ancora per Piatti che realizza. Ti ho visto allargare un attimo le braccia, non so se per... Credo, ma non sono nessuno per dirlo, che ci sia stato un contatto ai danni della giocatrice di battipaglia sull'ultimo tiro. L'arbitro era di differente decisione, quindi contropiede per Costa che si porta sull'11-1. Sapevamo potesse essere una partita tosta, certo partire subito meno 10 diciamo che fa male. Ma soprattutto 9-0 di parziale, Kevin. Sì, 9-0 di parziale dopo quel tiro libero realizzato, allora sicuramente bisogna rompere il ghiaccio. Quel contropiede sbagliato da solo di battipaglia fa male, però le ragazze devono essere brave a resettare ogni tipo di errore che si commette e andare avanti, perché non è una partita da dentro fuori. Tu hai vinto ieri,
Oggi, beh, certo, vincere è sempre meglio che perdere, ma nel caso hai un'altra partita domani per provare a qualificarti alla fase finale. Aspettiamo un attimino il finale di questo di questa partita, poi inizieremo a fare i ragionamenti anche su quello che può succedere dopo, ma soprattutto domani. Si riprende con la rimessa per Battipaglia. Lombardi serve Prete, poi gli restituisce il pallone. La difesa allungata di Costa Masnaga mette in difficoltà Battipaglia, che però riesce a superare la metà campo. Ancora Lombardi, troppa palla sempre tra le mani. Praiola, 7 secondi. Praiola attacca Piatti per la linea di fondo. Gesuele, 2 secondi. Il tiro di Gesuele allo scadere, sbagliato, contropiede Bernasconi, e continua il parziale di Costa Masnaga, 11-0. Sta per entrare Nardoni, Prete, Praiola, attacca Praiola, si gira sul perno e finalmente Battipaglia chiude il parziale, 13-3, più 10 per chi attacca. Gran bella giocata. Sì, gran bel canestro, uno contro uno frontale. Intanto a rimbalzo palla Costa, sì, dicevo, uno contro uno frontale, virata e tiro di mano sinistra appoggiata alla tabella. Esce Lombardi, entra Nardoni. Rimessa Costa, la tripla realizzata da Cibinetto, 16-3, e qui Costa scappa immediatamente. Sì, credo che Costa abbia le idee molto chiare oggi, provare a scappare subito per allungare le rotazioni e far giocare meno possibile le giocatrici più importanti. Intanto un ottimo movimento spalla canestro di Gianangeli. Di Gianangeli, che subisce fallo. E intanto primo cambio. Esce proprio Bernasconi, entra Edog Paigbe. Caro Kevin, questo l'ho imparato nel corso degli anni. L'ho nominata, sì, sì, talmente tante di quelle volte. Vabbè, tu la puoi chiamare Candy o Edo. Ok. Mi scuso con chi ascolta da Costa se posso sbagliare questo nome, ma penso e credo che capiterà. Ancora un 1-2 per Gianangeli. Nardoni esce a vuoto, Piatti si fa rubare il pallone dalla numero 15. Prete arriva, canestro e infrazione di passi, però la palla ancora una volta ha fatto il giro attorno alla... Sì, sì, sono già 4-5 i tiri di Battipaglia dove la palla gira attorno al ferro e poi esce. Edo Paigbe anticipato, c'è cambio, eccola qua, quella che mancava ieri. Non so se è stata fatta riposare o... Io sapevo che aveva leggermente un affaticamento perché ieri mattina l'ho vista allenarsi e si allenava a parte. Entra Osazua in queste finali nazionali. Bernardi attacca, sbaglia, ancora rimbalzo di Osazua, sbaglia, Osazua sbaglia, non c'è fallo, la scelta... Una cosa che ho notato, Giovanni, in queste finali nazionali gli arbitri tendono a lasciar correre molto sui contatti sotto canestro. Bisogna tenere le braccia alte perché gli arbitri tendono a lasciare andare. Adesso, proprio mentre lo dicevo, l'arbitro ha fischiato un fallo sulla penetrazione, ma questo è classico. Il telecronista dice una cosa e succede tutto all'inverso. Tutt'altro, beh. Però, Kevin, è da ieri... Stiamo vedendo che tutte e 8 gli arbitri stanno usando lo stesso metodo arbitrale, quindi non stanno scontentando e non accontentano nessuno. Il tiro ancora sbagliato da Gesuele, la palla toccata da Cibinetto.
cioè stanno avendo un loro metodo. Sì, sì, quello sì, sì. È lineare, non... è chiaro, è lineare in tutte le partite. Ci saranno state delle indicazioni sicuramente. Prima parlavo con uno degli arbitri del torneo, mi diceva: noi stiamo provando ad arbitrare queste ragazze proprio come arbitriamo i senior, perché ricordiamoci che questi sono arbitri di A1 femminile o di Serie B maschile. Nardoni sbaglia la tripla, la palla recuperata da Osazawa, Cibinetto, Bernardi per la tripla di Gorini, sbagliata, la palla nelle mani di Praiolas per entrare in campo Chiara Mastursi per Battipaglia, Lombardi e dopo Egbe si mette davanti, gli mette difficoltà Gianangeli, serve Praiola per la tripla, allunga, la palla finisce nelle mani di Cibinetto. Osazua, fallo in attacco, e qui Gesuele fa una gran cosa. Sì, l'ha aspettata, appena visto che il lungo avversario le dava la schiena provando a fare un movimento spalla canestro, si è lasciata andare, molto 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 brava. Esce Praiola, entra in campo Mastursi. Gianangeli, serve Nardoni, c'è fallo in attacco di Gianangeli, primo fallo di Gianangeli, Battipaglia in bonus, come costa, due falli Lombardi, un fallo Gesuele, un fallo per Gianangeli. 1.52 da giocare, 4.16 per le Lombarde. Ancora Bernardi, Corini ed Opaigbe riceve nuovamente l'82 che attacca, subisce il fallo di Gesuele. Ci saranno due liberi per la numero 82. Sì, entrambe le squadre in bonus, quindi questo fallo porta a due tiri liberi per Costa. Da quello che sto notando, Kevin, tu mi puoi insegnare, perché tu giochi a basket, che sei ancora un giocatore nonostante il tuo infortunio, io mi diletto a raccontarlo. Intanto è 1-2 di Edo Paegbe, sì, rimbalzi l'attacco e palla persa nella numero Nardoni 57. Dopo ti dico quello che volevo dirti. Sì, 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 sì. Gesuele Mastursi ferma il palleggio, la palla persa, no, anzi no, un po' di confusione in campo, è entrata in campo Razzoli per Costa Masnaga, a volte Razzoli, a volte Razzoli, le chiederemo dopo come si pronuncia. Nardoni, la tripla realizzata, Battipaglia ritorna a meno 10. Ti stavo dicendo, quello che sto notando, che l'aggressività difensiva di Costa Masnaga per l'energia è superiore di molto a Battipaglia. Sì, sicuramente, ripeto, giocare un campionato senior fa crescere i ragazzi, e in questo caso si vede la differenza a livello di contatto, a livello di intensità, a livello di approccio anche alla partita. Giovanni, abbiamo visto una squadra completamente concentrata, che magari poteva, come dire, sottovalutare, no? La squadra avversaria, invece no, è partita al massimo rispettando l'avversario, e sì, come dici tu, inevitabilmente si vede per adesso in campo la differenza di energia. Gorini ai liberi, 1-2, 40 secondi da giocare, Nardoni, Mastursi, ancora per Gesuele, accettano tutti i cambi le ragazze di Costa Masnaga, Gesuele viene stoppata, poi tira, sbaglia, Piatti,
c'è il fallo di Gianangeli. Due liberi per Piatti. Cambio, esce proprio Gesuele, entra in campo e fa l'esordio in questa finale nazionale Martina Cotellessa. Piatti sbaglia. Realizza il secondo. È il quinto punto per Piatti, che ieri ne ha fatti solo due, oggi già cinque. Quindi si sono un po' nascoste. Si sono un po' nascoste le ragazze di Costa Masnaga, ma le conosciamo benissimo. Cotellessa, c'è fallo, infrazione di passi. Sì, giusta chiamata dell'arbitro. Entrano Evangelista e Cavallo. Escono Gianangeli e Lombardi. Gallo. Tempo voleva tirare, però il suo tiro è stato stoppato. Finisce il primo quarto, 19 Costa Masnaga, 7 Battipaglia, 2 punti per Praiola, 3 per Nardoni, 2 per Gianangeli. Dall'altro lato ne abbiamo già 4 di Bernasconi, 2 di Bernardi, 4 di Gorini, 5 per Piatti, 3 per Cibinetto, 1 per Edo Paigbe. Quindi per il momento Piatti è la miglior realizzatrice dell'incontro, anzi ne ha fatti 4 ieri, non 2. Ok, allora si riparte con l'aggiornamento per le finali. Dal 28 aprile al 4 maggio l'Under 19 Eccellenza ha chiusi Chiangiano, la seconda e l'Under 15 femminile 13-16 maggio a San Vincenzo, la terza dal 27 maggio al 2 giugno l'Under 17 femminile a Roseto, l'ultima dal 3 al 9 giugno l'Under 15 maschile ad Anagni. Caro Kevin, come vorresti esserci a queste finali da giocatore? Sarebbe fantastico poter giocare queste finali Under 17, Under 15, Under 19. Come detto prima nella partita che ho commentato, bene e con gioia queste manifestazioni che, ripeto, sono vita. Io le chiamo vita perché il basket è vita. Si ritorna in campo. Certo che per il momento Kevin Costa sta dando una, tra virgolette, lezione a Battipaglia. Sì, primo quarto 7 a 19. È una squadra così, Costa, una squadra che accetta cambio su ogni tipo di blocco. Se togliamo il pivot Piatti e adesso in campo la numero 30 Gallo. Galli, hai visto benissimo. Diciamo che l'altezza media delle esterne è la stessa, quindi tendono ad accettare cambi e mettere sempre pressione sulla palla. Qui Lombardi si libera di Galli, non dà la palla a Gianangeli, la dà invece a Nardoni, che viene fermata fallosamente da Razzoli. Prete rimetterà la palla in campo. Vediamo chi riceve.
Gianangeli si allontana, chiama Masturzi, Gianangeli attacca Piatti, si gira, fa una gran giocata Gianangeli. Gran canestro di Gianangeli, uno contro uno, ecco questo è un gran vantaggio per Battipaglia, l'uno contro uno di Gianangeli contro i pivot avversari. Gianangeli perché... gioca pivot, ma è una giocatrice che ha qualità col palleggio per essere un lungo. Ma anche perché Gianangeli è molto più veloce di gambe di Piatti, quindi dovrebbero servirla di più. Qui Prete si inventa quasi un canestro. Prete oggi per il momento con le polveri bagnate, 11 punti ieri nel primo tempo, 0 ancora sì, adesso. Ancora nessun canestro per Prete, che credo si sia presa la prima vera responsabilità o la prima iniziativa della partita. Magari è un modo per mettersi in ritmo sicuramente. Ritorna in campo Bernardi, esce Edo Paigbe, fallo in attacco. Vediamo a chi è stato dato. Numero alla numero 30, 30 Galli, che ha spinto Ilaria Lombardi. Battipaglia prova a rientrare in partita con Nardoni, si ferma, palla fuori, cade Prete, cade la Prete, Prete realizza la tripla del meno 7, dopo che Razzoli l'hai chiamata e lei ha risposto. Razzoli era scivolata a terra, movimento. E il call breaker lo chiamano dall'altra parte dell'oceano. E intanto altra palla persa da Costa. Diciamo che in questo secondo quarto Battipaglia a livello emotivo... Eccola qua la tripla di Prete, scivola la 96, Prete se ne accorge e spara la tripla. Chiedo scusa, non te l'ho fatta vedere. No, l'ho vista. Diciamo che a livello emotivo Battipaglia ha avuto una reazione in questo secondo quarto. Forse un po' punta da quel 7 a 19. Ancora Prete, sbaglia, Galli la recupera, Bernardi, Piatti, ancora Bernardi che subisce involontariamente un colpo da Fabiana Prete, giustamente. Settepanella ferma il gioco. Sì, credo che l'arbitro non abbia visto questo colpo, magari è stato... sicuramente minimo e volontario, ma ha fatto bene a fermare. Quando si tratta della testa è sempre meglio fermare il gioco. Sono uscite, è uscita Galli, è ritornata in campo Cibinetto ed è entrata in campo anche Olandi. Cibinetto sistema i piedi, sbaglia, c'è passi di Bernardi e sembra che abbia pungolato la difesa di Battipaglia, perché adesso sì, ripeto, sta difendendo. Quei 19 punti subiti nel primo quarto sono tanti rispetto a tutte le partite che abbiamo visto finora, erano un po' tanti. Sicuramente ha stretto le viti dietro Battipaglia, questa zona sta aiutando molto. Gianangeli attacca Piatti, ancora la palla per Lombardi che in reverse sbaglia, Gianangeli la tocca, la recupera alla fine. Gorini sta per entrare in campo nuovamente Gesuele. Piatti ci prova dall'altro lato con la stessa giocata in precedenza di Lombardi, ma anche Gorini sbaglia da sotto. Lombardi serve e trova Gianangeli, c'è il fallo di Gorini, Lombardi vede questo mismatch tra Gianangeli e Gorini, serve il centro di Battipaglia che subisce fallo, esce proprio Lombardi, ritorna in campo Gesuele, Gorini primo fallo. Prete rimette la palla in campo, trova Nardoni, esce nuovamente Prete, attaccata da Gorini che la ferma, anzi no,
la signora Tommasi vede che l'ultimo tocco è stato proprio della 13 in maglia bianca e quindi si riparte con Costa che attacca. Piatti spara, bravissima qui Nardoni. Ti faccio commentare la giocata di Nardoni. Sì, doppia giocata, anche se non viene finalizzata, ma stoppata con recupero e poi transizione e assist, anche se ripeto non viene tramutato, inizialmente in canestro, successivamente Prete, stuzzicata da te, risponde con un floater di pregevole fattura. Attacca Gorini, tre maglie bianche a cercarla, però la palla riesce ad arrivare ad Olandi. Bernardi attacca, sbaglia, Piatti la recupera, sbaglia, ancora Piatti. C'è il fallo di Gianangeli. Terzo di Gianangeli. Credo che la panchina di Battipaglia non sia completamente d'accordo col terzo fallo. Questo sicuramente vediamo se riusciamo a vederla con il replay. Vediamo. Sicuramente il terzo fallo di Gianangeli non è una notizia positiva, anzi, per Battipaglia. Tanto Piatti chiude il 7-0 di parziale di Battipaglia. Due su due. 21-14. Battipaglia ritorna a meno 7, palla in mano. Battipaglia già una situazione falli. 3 Gianangeli, 2 Gesuele, 2 Lombardi. Praiola realizza. È la seconda volta che Praiola batte uno contro uno. Il suo è stato messo un solo punto a Battipaglia, forse eccole qui. No, adesso è stato aggiornato. 16-21, Piatti. Fallo in attacco. Fallo in attacco di Piatti. Giustissimo. Secondo me c'erano anche passi sulla partenza, ma è andata meglio a Battipaglia con questo fallo in attacco. Secondo fallo di Piatti. Entra con il numero 0-0. Rotta, eccolo qua. Vediamo, qua c'è l'azione. Il fallo di Piatti. Vediamo come se la gioca adesso Battipaglia senza Gianangeli in campo. Vorrebbe ritornare in campo, vorrebbe giocarsela anche il preparatore Ambrosano, che gioca nel centro con la maschile in Serie D. Ancora Praiola. Qui è sfortunata la numero 0 che sta dando minuti importanti in campo. Piatti, Bernardi, Rotta, attacca, la palla fuori, ancora Bernardi, il tiro da 2. Gran mano di Bernardi, Kevin. Sì, gran canestro, gran palleggiare questo tiro. Fino adesso non aveva tirato molto, ogni volta finta e partenza. Stavolta ha fintato e partito, ma un palleggiare questo tiro. Gesuele attacca, Piatti, non c'è fallo, Gesuele rimane a terra, ci si deve fermare perché Gesuele rimane a terra, nel contatto anche Piatti ha sentito un colpo. Per fortuna Giovanni, per fortuna, nulla di grave. Nulla di grave. Nessuna delle due. Vediamo da quanto faranno ripartire il cronometro. Gorini, la tripla realizzata, 7 per lei, nuovamente più 10 Costa Masnaga.
Prete, palla schiacciata a terra per Gesuele che attacca ancora Piatti e infrazione di passe. Time out. Time out di pace, Kevin. La panchina di Battipaglia si è un po' arrabbiata. Sì, per il terzo fallo. Per il terzo fallo chiamato a Gianangeli. La panchina di Battipaglia ha chiesto a Settepanella com'è possibile. 5 falli chiamati a noi, uno a loro. A noi il fallo, a noi dico noi nel senso della panchina. A noi chiamato il terzo fallo di Gianangeli per molto meno. Qui su Gesuele invece non hai nemmeno avuto ha fatto il tentativo di fischiare. Sai, ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino. È normale che questo terzo fallo di Gianangeli per Battipaglia costa molto caro, perché a differenza di Costa, se Piatti fa il terzo fallo entra Osazua. Osazua. A Battipaglia, con l'assenza sicuramente di Franova del pivot titolare, questo terzo fallo costa molto caro. Si riparte con Bernardi che serve Gorini. Piatti, Bernasconi ritornata in campo, rotta il tiro ancora di Gorini, sbagliato. Piatti adesso ha molta più vita facile, realizza un altro canestro, più 12. Costa Masnaga, a Battipaglia ha dimostrato che può pian piano limare questo svantaggio. Qui Nardoni nel palleggiare incespica e perde palla. Sì, stesso copione di prima. Palla contesa, palla alla difesa, anche stavolta Costa recupera palla. Esce Piatti che era aggravata, se non sbaglio, di due falli. Entra Osasuna. Qui coach anch'essa aggravata di due falli. Qui coach Rossi ti ha ascoltato praticamente. Ma le rotazioni sono quelle, le giocatrici di Aga quelle. È normale che, come dicevamo prima della partita, Costa è costruita per provare ad arrivare a un certo obiettivo. Battipaglia è stata bravissima ad arrivare alle finali, adesso concede un tiro da tre in angolo con questa zona. Costa, diciamo che le percentuali di Costa si sono alzate tantissimo. Rotta realizza la tripla, ma Sturzi da quest'altro lato tira la tripla, sbaglia. Rotta riconquista la palla, serve Osazua che si trova davanti Prete, arriva fino in fondo. Primi due punti di questo torneo anche per Osazua. Quello che stiamo notando, Kevin, in queste partite, questa è la settima partita, c'è il canestro di Gesuele, il fallo di Rotta, libero aggiuntivo. Ti stavo dicendo, quello che abbiamo visto in queste sette partite, che chi ha un centro dominante o i centri dominanti come Campobasso prima con Chinonez e Moscarella, e in questo momento Costa Mannaga con Piatti e Osazua, ha l'opportunità davvero di arrivare fino in fondo. Sicuramente, soprattutto a livello giovanile, è un ruolo dominante. Sicuramente in questa partita la fisicità di Costa e la fisicità dei lunghi di Costa è nettamente più ampia che nelle altre partite. Sono tre per Gesuele, 33-19. Rotta attacca Prete, che gran canestro di Rotta, mamma mia, sta per entrare in campo Sara Cavallo. Prete lungo Osazua, la recupera e poi va via Praiola con una finta, manda al bar sia Praiola che Prete. Edo Pegbe, palla fuori per la tripla di Gorini.
Nardoni recupera il pallone, Osazua commette fallo ed è il suo terzo fallo. Terzo fallo di Osazua e tra l'altro costa in bonus, quindi regala due tiri liberi a Battipaglia. Esce Prete, entra Cavallo, Nardoni ai liberi. Che sbaglia. Realizza il quarto. C'è time out per Rossi. Kevin, a te questo time out. Sì, dice 20-35 per Costa. Che dire, Giovanni, onestamente l'uscita di Gianangeli ha creato un solco tra la differenza fisica che c'è tra le lunghe di Battipaglia e le lunghe di Costa. Le lunghe di Costa adesso la stanno facendo da padrone a rimbalzo, già 3-4 rimbalzi in attacco da quando è uscita Gianangeli, poi sicuramente la numero 00 rotta con questi 5 punti in fila, diciamo che ha messo un bel tassello su questo parziale di Costa Masnaga su Battipaglia. Adesso ultimi due minuti di secondo quarto, fondamentali, perché secondo me Battipaglia deve provare a limare questo svantaggio per arrivare all'intervallo con meno punti di distanza. 2:13 da giocare, più 15 per Costa Masnaga. Time out chiamato da Rossi. Edo Paigberi metterà la palla in campo. Sette Panella guarda il tavolo per ricevere l'ok. Gorini. Rotta. Attacca. Sbaglia. Il pallone è recuperato da Praiola. Serve Lombardi. Si deve fermare perché rientra benissimo Costa Masnaga in difesa. Poi Gesuele sbaglia, Bernasconi recupera il rimbalzo, bravissima qui Sara Cavallo a recuperare la palla e poi Nardoni si inventa una cosa pazzesca. Sì, sì, meraviglioso Canessi sotto mano, sotto le braccia del difensore, ma ottimo atteggiamento nella difesa di Battipaglia, è dato passi e altra palla recuperata di Battipaglia. Ripeto, ottimo atteggiamento di Battipaglia dopo un tiro sbagliato, rimanere a pressare la lunga avversaria che perde una palla e regala due punti. Come dicevo prima durante il time out, scusa Giovanni, Battipaglia deve approfittare di questi due minuti per provare a limare questo svantaggio, perché sappiamo quanto è importante l'energia e l'inerzia. Andare alla pausa con un'inerzia a favore è fondamentale. Viene fermata Praiola. Senza fallo, bravissima qui Edo Paigbea a fermarla. Rossi ha deciso di giocare questi ultimi minuti e 10 senza Osazua e senza Piatti. Rimangono 7 secondi sul cronometro dei 14 per Battipaglia. Esce Bernasconi, entra con il numero 54 Cibinetto. Vediamo come costruisce questa azione Battipaglia. Gran palla per Gesuele che sbaglia da sotto, c'è il fallo di Gesuele. Attenzione perché ha il secondo fallo per Gesuele. E non costa tiri liberi perché è solo il secondo fallo di squadra nel quarto. Sta per tornare in campo Martina Cotellessa. Esce giustamente Federica Gesuele per evitare di commettere il terzo fallo e qui cadendo all'indietro commette fallo su Edo Paigbe. Battipaglia che prova a rigiocare d'anticipo
e realizza il canestro. Non ho visto se da due o da tre, Kevin, ma non ho visto nemmeno chi ha realizzato il canestro. Ha realizzato il tiro da tre, numero 54, Cibinetto. Eccola qui, Cibinetto. Grazie, Kevin. No, di nulla. Eccola qua, me l'hanno fatta vedere, grazie agli amici di basketlike.it. Rimessa per Rotta, palla persa. Pragliola si allontana, serve Cotellessa, ancora Pragliola, attacca la numero 0, il tiro realizzato. Altro gran canestro di Pragliola. Battipaglia, c'è il fallo di Pragliola. Buonissimo, buonissimo fallo. Qui Coach Di Pace si arrabbia con Pragliola. No, secondo me si arrabbia non con Pragliola ma con l'arbitro, non credeva fosse fallo. Proprio io, dalle intenzioni, da giocatore, le intenzioni di Pragliola sembravano quelle di voler spendere il fallo, proprio perché non in situazione non sono di in bonus. Gorini, c'è ancora fallo di Pragliola, adesso è bonus battipaglia. Il secondo fallo di Pragliola. Ne ha commessi due in un amen. Esatto. Tonia Pragliola, c'è time out di Rossi, lo sfrutta, ne ha uno, lo sfrutta. E sul 24-38 per Costa, battipaglia, chiedo scusa, a 14 secondi e 4 decimi da giocare. Rossi chiama time out per costruire qualcosa sulla sua lavagnetta personale. Sì, ultimi 14 secondi a disposizione, li vorrà sfruttare sicuramente tutti. Secondo me chiederà alle sue ragazze di usare tutti i 14 secondi, non lasciare secondi per magari un eventuale tiro anche da metà campo. Di solito gli allenatori si arrabbiano molto quando noi giocatori lasciamo dei secondi sul cronometro, perché poi puntualmente vieni punito, quindi onde evitare il coach ha chiamato time out. Anche sicuramente avrà disegnato anche qualcosa di specifico per punire qualche vantaggio sicuramente. Pragliola, Cavallo, Cotellessa, Lombardi, anzi no, Evangelista e Nardoni, il quintetto di questi ultimi 14 secondi. Infatti, vediamo che Costa rimette in campo il proprio pivot Piatti e il playmaker Bernardi, ma credo che Piatti sia in campo proprio per sfruttare un suo mismatch a favore. Infatti rimette proprio lei la palla in gioco, la mette nelle mani di Gorini, poi si sposta passando la palla da Edo Paegbe e qui Bernardi regala la rimessa. Forse, e l'ultima palla, secondo me non aveva disegnato proprio questo il coach di Costa Masnaga, ma scherzi conoscendolo lo penso anche io. Scherzi a parte, sfugge la palla di mano a Bernardi che lascia gli ultimi 8 secondi e presumibilmente l'ultimo possesso. Infatti vediamo coach Federica rimettere in campo le tre, diciamo, giocatrici da quintetto per l'ultimo possesso offensivo. Esce anche Sara Cavallo. Sì, addirittura 4 cambi per battipaglia. Prete, ultima azione del quarto per battipaglia, ancora via Prete, arriva fino in fondo e ...38, il parziale per Costa Masnaga. Allora, prima di darti la parola voglio ricordare ancora una volta le prossime finali nazionali. La prima è quella del 28 aprile, 4 maggio. L'under 19 maschile a Chiusi di Chiangiano
La seconda è l'Under 15 femminile dal 13 al 16 maggio a San Vincenzo. Poi l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto. E poi l'Under 15 maschile dal 3 al 9 giugno ad Anagni. A te le conclusioni, Kevin. Sì, peccato l'ultimo tiro prima di questo intervallo di battipaglia, perché sicuramente 4-5 tiri sputati dal ferro da parte di battipaglia, sai, non ti dico tutti e 5, ma magari se 3 di questi canestri entrano è un'altra partita, sei meno 8 e non sei meno 14, però ripeto, la partita è lunga, sicuramente i due allenatori sapranno cosa dire, sapranno come spronare le proprie squadre. Intanto vediamo le statistiche: 10 tiri liberi Costa, 7 battipaglia. I tiri da 2 sono molti di più, sono solamente 3 di più da parte di battipaglia che quelli di Costa, molti più tiri di Costa a 3 punti, che ha costruito bene muovendo tanto la palla, infatti è un ottimo 5 su 13, ma la differenza enorme, Giovanni, la vediamo a rimbalzo, dove battipaglia ne ha presi 12 e Costa Masnaga ha preso 30 rimbalzi, quasi diciamo 3 volte tanto, e questo fa capire la dominanza fisica, ma soprattutto nei lunghi, e ci fa anche capire come la giocatrice con il numero 33, Gian Angeli, sia fondamentale per la squadra di battipaglia, soprattutto sotto le planche. Prima di dare la linea alla regia, chiudiamo così: Praiola 6 punti, 3 Gesuele, 5 per Prete, 6 per Nardoni, 4 per Gian Angeli, per battipaglia. Dall'altro lato 5 Rotta, 4 Bernasconi, 4 Bernardi, 7 Gorini, 9 Piatti, 6 Cibinetto, 2 Osazua, 1 Edo Paigbe. Linea alla regia.
E allora rientriamo in diretta qui dal Palazzoli di Battipaglia per dare inizio, caro Kevin, al secondo tempo di Omeps Silotra-Battipaglia. Limonta Costa Masnaga, ti tolgo il telefono perché mi dà... Hai fatto benissimo, scusa. Limonta Costa Masnaga, più 14 per le ragazze di Coach Rossi, speriamo di non aver perso la penna, se no non so più come scrivere. Sì, più 14 le ragazze di Costa, ma quello che preoccupa di più è i 38 subiti. 38 e due quarti sono tanti. Beh, abbiamo visto anche dalle statistiche 30 rimbalzi totali già presi da... abissale, 12 a 30. 30 rimbalzi in un tempo vuol dire dominare la partita a livello fisico, perché quando tu prendi 6-7 rimbalzi in più in attacco rispetto all'altra squadra sono 6-7 tiri in più. Poi abbiamo visto anche che Costa Masnaga ha fatto 15 palle perse, che forse è il motivo per cui siamo solo a più meno 14 e non a meno 20. Gianangeli, Prete, Lombardi, Praiola e Gesuele per Battipaglia. Qui Rossi ha deciso di alzare proprio i muri, ha detto non vi faccio entrare più in area. Osazua e Piatti insieme con Gorini, Cibinetto e Bernardi, un quintetto molto alto, Sì, molto molto alto il quintetto di Costa. Secondo me è anche una prova che sta facendo l'allenatore di Costa per vedere innanzitutto come sta la sua giocatrice con la maglia numero 57, che ieri non aveva mai toccato il campo. E seconda cosa, secondo me sta provando anche vari quintetti in vista di altre partite. Gesuele perde palla nella palla contesa. Esattamente. Quando ci sei tu è tutta alla difesa. Non è che mi piace per particolarmente questo fondamentale, la difesa, ma no, scherzi a parte. C'era stato un ottimo rimbalzo di attacco di Battipaglia che, nonostante le due torri di Costa, è riuscito a prendere questo rimbalzo. Poi palla contesa, la freccia è cambiato Costa. E si riparte con Costa Masnaga che attacca. Regna addirittura, cioè addirittura segna Sazua, no? Addirittura. Sì, segna Sazua, un ottimo alto basso sulla zona di Battipaglia. Collaborano benissimo le due lunghe, Piatti e Osasua. Quarto punto per la 57, qui Gianangeli. Ed ecco il vantaggio di Battipaglia, lo dicevamo nel primo tempo. Uno contro uno fronte, Gianangeli non è marcabile né da Osasua né da Piatti. È ovvio che i tre falli l'hanno limitata tanto, adesso speriamo rimangano tre per un po'. E qui Piatti realizza il suo... undicesimo punto, diventa la prima giocatrice della partita a superare quota 10, ma continua ad essere l'MVP della partita. A Gianangeli attacca Osazuva, rischio di palla persa, palla fuori per Lombardi che spara la tripla, non arriva nemmeno al ferro. Osazuva si ritrova la palla tra le mani, nuovo attacco di Costa Masnaga e qui palla. Gorini si fa scappare via la palla. Esatto. Sembra viva questa palla, Giorgio. Scherzi a parte, è capitato l'errore, palla persa, la sedicesima se non sbaglio di Costa Masnaga. Riparte Battipaglia in attacco, vediamo se ricomincia a mettere punti per questa rimonta. Intanto c'è un fallo, credo sia di Osazua. Il quarto fallo di Osazua, quindi ha provato poco questa soluzione. È stata provata per 1 minuto e 52 secondi la soluzione con le due lunghe in campo. Adesso viene sostituita, ovviamente, dato il quarto fallo, e ritorna un quintetto un po' più canonico, diciamo, con un solo pivot in campo. È entrata Bernasconi, Praiola, la palla fuori per Prete che attacca, alza la parabola, però trova
Altra palla persa di Costa. Altra palla persa. E qui Praiola decide di tirare senza la palla recuperata. Qui c'è forse... questo forse è sfondamento, l'arbitro non è dello stesso avviso. Il canestro non è di Gorini ma di Bernardi. Sì, di Bernardo. Il numero 41, Gesuele, anzi è Prete che attacca, alza la parabola, realizza suo settimo punto. Ancora Gorini, cercata Bernasconi, si cerca Piatti che prende posizione, ma Bernasconi... è la terza volta che Costa Maslaga pulisce da quella mattonella, la prima volta con un alto basso delle due lunghe, la seconda volta con un tiro di Piatti, adesso con il tiro di Bernasconi. Sicuramente quella è la zona dove tutti gli allenatori chiedono di andare quando si attacca la zona avversaria. Però... terzo fallo di Piatti, ci saranno due liberi, anzi non è di Piatti ma è il secondo fallo di Bernasconi, lo vediamo, tanto vediamo il bel canestro fatto proprio dalla numero 28, Bernasconi, se è 55 da giocare. Gesuele ai liberi, realizza il primo. E intanto credo ci sia un cambio punitivo proprio per Bernasconi che era appena entrata per Osasua, e dopo questo uno contro uno subito l'allenatore decide di cambiarla. 1-2 di Gesuele che arriva a 4 punti nella sua partita, poi Bernardi fa tutto quello che vuole meno che far canestro, la recupera Praiola, lo scarico per Prete che spara la tripla. Di nuovo meno 14 Battipaglia che ha una minima reazione, 5-0 di parziale. Battipaglia ha bisogno di un paio di canestri come questi di Prete che è arrivata a 10 punti. Dall'altro lato il tiro è corto, la recupera Lombardi, chiede di correre. Non riuscendo a mettere la palla in rete, intanto altro tiro di Prete che provava a riaprire la partita. Come non riuscendo a mettere la palla in post basso, Costa Maslaga faccia molta più fatica ad attaccare la zona di Battipaglia. Sta per tornare in campo Justin Nardoni. Piatti, c'è il fallo di Praiola che mette le mani addosso a Piatti, per Praiola è il terzo fallo. È tutto lì di nuovo, hai visto? Palla in post alto, costrette le giocatrici di Battipaglia a spendere un fallo perché sennò Piatti era completamente libera. Battipaglia deve provare a difendere con le unghie. Ancora Gorini per Cibinetto, riceve la 54, spara, realizza e devo dire, anzi non devo dire, è così, Cibinetto segna solo da 3. 3-6-9, il più classico dei 3-6-9, 9 punti, 3 canestri di punti, tanto palla persa che può essere sanguinosa perché... e Bernardi sbaglia da sotto, Razzoli esce, ci pensa un attimo, Piatti, Gorini, Razzoli, la tripla, e quando si gira palla in questo modo un parziale di 6-0 porta Costa avanti di 20. Primo vantaggio di 20 punti per Costa Maslaga, diciamo che credo abbiano trovato la soluzione a questa zona di Battipaglia. Il primo tempo, nonostante i 38 punti, avevano fatto un po' fatica, erano riusciti a rimanere in vantaggio grazie ai rimbalzi d'attacco. Questa volta invece la zona non sta pagando, ma obiettivamente Costa sta giocando davvero bene in attacco.
5-11 da giocare in questo terzo quarto. Attacca Battipaglia. Nardoni per Prete, la palla viene sporcata e recuperata da la numero 41, poi la tripla sbagliata, la palla nelle mani di Prete per Gianangeli, che viene fermata, palla sporcata, rimessa a Battipaglia. 4:35 da giocare. Palla persa da Nardoni. 5 secondi per rimettere la palla in gioco. Passati. Gorini per Bernardi, c'è il fallo di Gesuele che colpisce, anzi dalla 11 Evangelista, Gesuele prende un colpo. Bernardi ai liberi, 4:23 da giocare. Sbaglia Bernardi. Zero su due. Palla recuperata da Prete. Attaccata da due maglie rosse. La palla arriva a Evangelista. Anzi a Gesuele. Adesso il tiro sbagliato da Evangelista. Attacca Piatti da tre lungo, Prete la recupera. Nardoni, Gesuele, c'è fallo, anzi no, infrazione di passi. Quanti passi sono stati chiamati oggi a Battipaglia? Tantissimi. Sì, tante infrazioni di passi. Questa ammetto di non averla vista perché stavo guardando cosa stava succedendo sulla panchina di Costa. Però sta entrando Edo Paigbe. Esatto. Ed esce Bernardi. Gorini. Edo Paigbe, Piatti. Razzoli. Ancora per Gorini. Attacca Gorini, penetra e realizza. Dopo essere riuscito a saltare, Evangelista si è trovata Gorini una strada, anzi un'autostrada aperta. E altri due punti per lei che si porta in doppia cifra. La tripla sbagliata da Nardoni. Edo Paigbe per Gorini, che vede dall'altro lato la tripla di Cibinetto. 12-12. Oggi trovare realizzatrice dall'altro. Oggi trovare la migliore proprio di Costa Masnaga sarà difficile. Edo Paigbe corre, lo scarico per Gorini, corto, Piatti la recupera. Si gira, sbaglia. Gianangeli la recupera. La tripla di Prete realizzata. Prete un po' su gli stessi ritmi di ieri. Ieri ne ha fatti 14, oggi 13.
Però Costa Masnaga, caro Kevin, ha troppa facilità ad entrare ad andare a canestro. Altro rimbalzo di attacco di Piatti. Non ho i numeri, ma secondo me è quasi il doppio cifra col numero di rimbalzi. Ma come dicevo prima, se concedi tutti questi rimbalzi d'attacco a una squadra e hanno ogni volta doppia possibilità di tirare, è normale che facendo due tiri e non uno la possibilità di fare a canestro si alza. Escono Gesuele, Nardoni e Prete, entrano Cavallo, Lombardi e Mastursi. Gianangeli riceve, Lombardi attacca, viene stoppata da Rotta, la palla si trova nuovamente nelle mani, c'è infrazione di passi di Evangelista, ennesima infrazione di passi. E qui coach Di Pace dovrà lavorare molto su questa, sì, su questo fondamentale. Passi, c'era. Edo Paigbe riceve, si gira, realizza, è appena il terzo punto per Edo Paigbe dopo la brillante prestazione di ieri. La giocatrice che, se non sbaglio, gioca a Faenza. Esatto. È in prestito per queste finali nazionali. Palla persa da Sara Cavallo nel tentativo di servire Gianangeli. Palla troppo veloce. Qui vediamo ancora il replay di Edo Paigbe. Ultimo minuto di questo terzo quarto. La tripla sbagliata da parte di Gorini, Rotta ci riprova, sbaglia ancora Gorini al rimbalzo, Battipaglia sta dando tanti rimbalzi, qui la recupera Evangelista, non trova nessuno, 3 secondi per superare la metà campo, ci riesce all'ultimo secondo disponibile. Lombardi poi attacca Rotta, arresto, tiro, primi 2 punti per Lombardi. C'è il fallo di Evangelista, buon fallo, nessuna delle due in bonus, secondo fallo di Evangelista. Entra in campo Galli, esce Razzoli, Edo Paigbe rimette la palla in campo per Gorini. Poi ha un fallo da spendere, vediamo se lo spenderà, lo lascerà tirare l'avversario. Non lo spende. ...57-59 per finale terzo, logicamente, per Costa Masnaga. Una Battipaglia che perde anche questo quarto 21-13, una Battipaglia che ha proprio difficoltà ad attaccare la difesa di Costa Masnaga. Ma sì, ha difficoltà perché fondamentalmente, ripeto, quando le squadre avversarie cambiano e tu non, sì, sul cambio avversario non hai mai un vantaggio fisico, è difficile attaccare una squadra che cambia. Perché se mettiamo viceversa, se Battipaglia cambiasse su tutti i blocchi, Costa manderebbe ogni volta la lunga avversaria contro una esterna di Battipaglia, avrebbe tanto vantaggio. Qui questo vantaggio non c'è, anche quando Gianangeli viene marcata dalle esterne avversarie, non c'è questo vantaggio fisico. E allora ricordiamo come sempre le prossime finali nazionali che si disputeranno nei prossimi mesi. La prima è l'Under 19 Eccellenza Maschile dal 28 aprile al 4 maggio a Chiusi Chiangiano, poi ricordiamo l'Under 15 Femminile dal 13 al 16 maggio a San Vincenzo,
l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi, per chiudere poi dal 3 al 9 giugno ad Anagni con l'Under 15. 13 punti per Prete, la migliore in campo per quanto riguarda Battipaglia, che si sta, ripeto, tenendo sugli stessi punteggi di ieri. Ieri ne ha fatti 14, uno in meno oggi. Tanto sto aggiornando anche quelli di Costa Masnaga con Cibinetto, che con 12 diventa la migliore realizzatrice dell'incontro. Totale è proprio Fabiana Prete, una piccola soddisfazione. Sì, personale, sappiamo quanto questi numeri a livello personale contano poco della pallacanestro, se poi alla fine il risultato è quello che contano. Lombardi può servire e trovare Agnese. Però bella azione, bella pick and roll, palla dentro, scarico. E qui Evangelista è sfortunata, qui invece Edo Paegbe decide di giocarsela. Contro Masturzi la supera facilmente. Lombardi si mette in proprio, il tiro è corto. Allora, quello che non deve far Battipaglia adesso è provare a risolverla da sola. Deve giocare di squadra, solo così può provare a limare l'enorme parziale. Sì, è una cosa che a noi giocatori viene spontanea, ogni tanto quando vedi che sei sotto di 20, 25 punti, provi a non risolverla da solo, ma provi a metterci di più del tuo. Intanto stoppata subita da Osasua, ma altro rimbalzo in attacco di Costa. Ed è proprio questo che fa capire che Battipaglia oggi, non dico che è poco concentrata, ma sta subendo davvero tanto. Cavallo fa una cosa fantastica, stoppa Osasua, però la disattenzione difensiva è dovuta al fatto che il rimbalzo è stato preso da Bernardi per andare a canestro. Osasua ne recupera una, serve Galli per Edo Paegbe. Palla persa. E nonostante l'enorme vantaggio, Coach Rossi non è contento. No, sicuramente questo è un allenamento per una squadra come Costa, che sul più 26 deve riuscire a rimanere concentrata e giocare la propria pallacanestro, perché intanto non si può mai sapere nella pallacanestro. E seconda cosa, queste sono partite fondamentali per il proseguo delle finali. Non sai mai, magari in una semifinale sei avanti di 20, ti distrai e subito vieni rimontato. Ancora Prete che sbaglia il rimbalzo di Osasua. Allora, dobbiamo solo attendere il risultato finale. Costa Masnaga ha vinto, anzi vincerà questa partita, e quindi andrà in testa con 4 punti. E deve sperare per trovarsi già qualificata stasera che Samoggia batta Oro Rosa. Poi se la vedrà nell'ultima giornata contro Battipaglia. Nel caso in cui dovesse vincere Oro Rosa, molto dipenderà la classifica di stasera. Intanto il fallo di Masturzi dipenderà dallo scarto che ci sarà stasera di cui in questa partita, perché adesso è più 26. Battipaglia ha vinto di 4 ieri, quindi è un meno 22 per Battipaglia, e bisogna capire un attimino come finirà l'altra partita. Sì, esattamente. Escono Cavallo e Gianangeli. Battipaglia si mette a zona con Praiola e Gesuele. Ancora Bernardi, Galli per Osasua, c'è il fallo di Gesuele, quarto per lei, terzo per lei, chiedo scusa. Kevin, quando ti trovi, dico tu piccolo, ma piccolo non sei, una giocatrice
forte fisicamente e più alta di te, come fai a difendere? Guarda, ti dico, mi è capitato poche volte, però qualche volta mi è capitato di marcare dei giocatori di 2,10 m, 2,12 m. Devi stare sempre davanti a loro, cosa che è molto difficile a zona, quando difendi a zona, è molto più facile a uomo. Sicuramente conviene costringerla a palleggiare piuttosto che farle prendere posizione vicino a canestro. Ripeto, questa sera vediamo anche questa rimessa. Ha chiamato la palla in alto, gli è stata data, le giocatrici di Battipaglia non hanno potuto fare niente. Poi, come detto poc'anzi, se la costringe a palleggiare magari fa infrazione di pass. È una coperta corta, Giovanni. Prete attaccata da Edo Paegbe, Prete supera la metà campo. Ancora la pressione di Edo Paegbe, ferma il palleggio, serve Praiola. Il tiro di Praiola, ha sbagliato il rimbalzo e Maglia. Ottimo rimbalzo in realtà. Gesuele segna il suo sesto punto. Vediamo se Battipaglia, dopo i 57 di ieri, riesce ad arrivare a oltre i 40 punti. Edo Paegbe sbaglia, Osazua si trova la palla in mano, Gesuele la recupera, attacca Prete, realizza, timeout Rossi, sono 16 per Prete che migliora i 14 di ieri, chiedo scusa, 15. Esatto. Sì, piccola reazione di Battipaglia, ripeto, come un allenamento per Costa, un allenamento anche per Battipaglia, perché fondamentalmente non si molla mai le finali nazionali, c'è una visibilità nazionale, ci sono tanti scout, tanti allenatori di prime squadre, tanti procuratori, ho visto anche l'allenatore della nazionale Under 20. Scusate. E ci sta voler dimostrare il proprio valore e secondo me Battipaglia deve lottare fino alla fine. Probabilmente la partita ormai è andata, Giovanni. 41-63 più 22 a 6 minuti e 20 dalla fine sono tanti. Però lottare, provare a limare questo svantaggio in vista della terza partita potrebbe essere un'iniezione di fiducia. Anche perché 41 punti segnati è il minimo in queste finali nazionali. Nella prima giornata le ha commessi un attimo solo, che ti dico, guardando un po' di carte, ho tante di quelle carte davanti a me, le ha subiti Roma 41 punti, quindi Battipaglia eguaglia questo minimo di queste finali nazionali, da statistica è brutto. Fallo, vediamo di chi è. Osazua che lascia dal campo. Credo no, Bernardi. 47, Bernardi. Credo Bernardi col 41. No, perché ho visto Osazua sconsolato andare via. Quindi da statistica, nel corso delle annate rimarrà che Battipaglia ha fatto 41 punti in una partita alle finali nazionali. Ennesimo tiro sputato dal ferro. Sembra quasi Costa la squadra di casa. Osazua, palla per Galli, la tripla della 30, sbagliata. Gesuele va al rimbalzo. 12, quarto fallo per Gesuele, quarto fallo di squadra per Battipaglia. Esce Galli. Battipaglia ha commesso 18 falli, Kevin, nella norma. Sì, diciamo di sì. Sicuramente quando ti trovi a marcare gente così grossa è inevitabile che usi il corpo, ti aiuti con le mani e gli arbitri a volte non, se lo vedono è giusto che lo fischi. E 12 Costa Masnaga. La tripla di Prete è sbagliata, il rimbalzo di Osazua. Sta per ritornare in campo Nardoni per Battipaglia. Osazua. Bernardi si cerca Piatti, non si trova.
attacca Rotta, si fa scappare via la palla, palla persa 3 secondi in aria, quindi palla persa da Battipaglia, chiedo scusa, da Costa Masnaga. Nardoni penetra, lo scarico per Praiola, si gira, il tiro è corto, Piatti va al rimbalzo, ancora palla recuperata da Masturzi, c'è il fallo di Bernardi. Battipaglia in bonus, secondo fallo di Bernardi che viene messa fuori da coach Rossi per far calmare un po' le acque. Sì, nervosa Bernardi, più 22 nervosa, non capisco, onestamente non capisco però. Ah. Un po' ha reagito male ad un contatto con Chiara Masturzi. Nardoni attacca, perde quasi la palla, Masturzi, qui Gesuele se la fa scappare dalle mani, la riesce a recuperare, attacca, fa una gran cosa in virata, però è sfortunata, Praiola la recupera, Osazuwa gli alza le mani e la stoppa, contropiede di Piatti, Gesuele qui è brava a recuperare posizioni, esce anche Chiara Masturzi, entra al numero 6 Martina Cotellessa. Gorini attacca, si ferma, palla per la numero 54 Cibinetto, cioè palla 2, palla 2 per la prima volta, possesso in attacco, in attacco. Stavo facendo un danno con l'acqua, anzi l'ho fatto, l'importante è che non si sono bagnati i computer e altro, sono qualche foglio di carta, i fogli vanno anche bene, il tiro sbagliato non si segna più in campo adesso. Nardoni rischia di perdere palla perché non si accorge della, che alle spalle stava rientrando la difesa di Costa Masnaga. Nardoni, Praiola attacca, arriva fino in fondo, alza la parabola, ancora il tiro è corto, difende sempre bene Costa Masnaga, qui Piatti però stava facendo una cosa brutta. La recupera la stessa 47, Gesuele anticipa Cibinetto, arriva fino in fondo, realizza il suo 8° punto, ma 43 per Battipaglia che lasciano nella storia per il momento. Geas a 41 punti con il palla persa, peggior, credo, esatto, con il peggior punteggio offensivo della partita. Escono, altro escono campo punitivo per questa palla persa, ci tiene ai dettagli, sì sì sì, il coach veramente ci tiene tanto a tutto. Praiola attacca, sfrutta il blocco di Cotellessa, la palla arriva nelle mani di Gesuele che decide di attaccare, andare ancora fino in fondo, è sfortunata ancora la 12, adesso si prova a superare giustamente i 46 di Venezia, ieri contro Campobasso ne ha fatti 46,
la tripla realizzata da Razzoli, sono 6 per lei, mentre giustamente Costa Masnaga prova a superare i 72 fatti da Campobasso in questa edizione. Campobasso ne ha 72 ieri, 71 oggi. La palla schiacciata a terra a cavallo che tira a sbaglia, la recupera ancora una volta Costa Masnaga, fa correre Bernasconi che ne arriva a segnare altri 2, 10 per Bernasconi. Cambio, ritorna in campo Galli, anzi no, time out da parte di coach Di Pace. Vediamo una coach Di Pace sconfortata. Sì, sconfortata, ma soprattutto dato che la panchina qui vicina sta anche lei correggendo tutto quello che non le piace, perché è giusto allenare fino all'ultimo minuto della partita anche se si è meno 20, e lei lo sta facendo obiettivamente bene. Poi ripeto, c'è una terza partita da giocare, questi dettagli magari saranno fondamentali nella prossima partita, quindi siccome i time out non si sommano, Giovanni, la prossima partita sempre quelli rimangono, meglio chiamarli tutti oggi. Eh sì, giusto, la penso esattamente come te. Diciamo che sulla carta bene o male si sapeva che questa poteva essere la partita dove Battivaglia avrebbe avuto tante difficoltà e sarebbe stato complicato portarla a termine. Battipaglia ci ha provato, ma Costa è troppo più forte di Battipaglia. Sì, fondamentalmente si è vista la differenza tra le due squadre, il punteggio ne è la prova, 25 punti. Non riesco a capire se sono una punizione un po' troppo grossa, perché Battipaglia fondamentalmente ha giocato 20 minuti senza lunghe in campo. Sicuramente Costa ha fatto valere la propria dominanza a livello fisico e anche di squadra esperta quale sono. E qui c'è il fallo di Cotellessa su Olandi. L'unica a non essere entrata per Costa Masnaga è la numero 48 rota. Per no, credo sia in campo 48 rota, la vedo a rimbalzo. Ah, è entrata adesso, quindi mi è sfuggita. L'ingresso primo punto di Olandi. Primo punto di Olandi, eccola lì rota. Allora effettivamente se realizza questa ci saranno 2 cambi per Battipaglia, 2 esordi. Credo in che queste... Rota insieme a Galli sono le uniche 2 a non aver segnato per Costa Masnaga. Esatto, vabbè, Rota è entrata adesso. Ecco l'esordio di altre 2 nuove ragazze per Battipaglia, Gabriella Laudati e Maria Pia Ferrari. Ferrara, soddisfazione per loro giustamente, perché partecipare alle finali è sempre bello. Nardoni per Cotellessa che esce, taglia il tiro, canestro e fallo. E Cotellessa, attenzione, no, una si botta, rialza. Credo una botta. Cotellessa realizza il canestro. Sì, sì, gran bel canestro. I primi 2 punti della sua carriera alle finali nazionali, perché fino a quando è giovane gliene auguriamo di farne almeno altre 2-3 infiniti. Poi una volta che si arriva ai 21 anni hai finito di fare le finali nazionali. Si spera per lei che faccia altre finali molto più importanti. Sbaglia il rimbalzo e per Costa Masnaga, rota per Bernasconi, servita sotto Olandi, la stoppata di Sara Cavallo. Per le stoppate è un tempismo particolare, dato la prima su Osasua e adesso questa su Olandi. Galli, palla recuperata da Costa Masnaga, 1 di 11 da giocare. 45-70 Costa Masnaga, invece no, è palla di Costa Masnaga. Sì, sì. Sembrava palla di Battipaglia. Sì, ma anche perché dall'impostazione del corpo sembrava proprio quello.
allo scadere Galli sbaglia. Potevamo per assistere al canestro delle finali fino ad sì, oggi. Sì, che per adesso anche è quello di Prete ieri. Esatto, quello di Prete ieri. 1-0-4 è in bonus Costa Masnaga, che continua a difendere a tutto campo. Brattipaglia prova a superare i 46 punti e lasciare così l'ultima, la penultima posizione. Ecco fatto, basta chiedere. Ah, Venezia la recupera Sara Cavallo. Laudati, Cotellessa, Cavallo, vediamo se Battipaglia arriva a quota 50, palla persa, lì Sara Cavallo poteva tirare la tripla. Sì, è stata un po' troppo altruista. Valello è sempre, gli viene rimproverato proprio questo dai vari coach. Di essere un po' troppo altruista, è un pregio questo giovane della pallacanestro. A volte no però. A volte no, sicuramente a volte. Cioè, quando c'è da prendere un tiro bisogna prenderlo, piuttosto che poi rischiare una palla persa, però. Galli! Vediamo un po' troppo egoismo ultimamente in questo sport. La palla rota che tira, realizza. Solo Galli non ha segnato. Per Costa Masnaga, 11 su 11. 11 giocatrici su 12. Sara Cavallo si va a chiudere, perde la palla, anzi era Gabriella Laudati, e finisce qua 46. Raga, eguaglia i 72 punti di Campobasso fatti ieri, però Campobasso ne ha fatti 72 ieri, 71 oggi, quindi un grande attacco di Campobasso. Sì, diciamo costanza, la chiamerei costante Campobasso, con questi 71 e 72 punti realizzati. Finisce la partita, sicuramente coach Federica Di Pace dovrà lavorare per quel che si può lavorare in 24 ore, perché la partita di domani diventa a questo punto fondamentale per la qualificazione. Eh sì, diventa fondamentale. Perché se dovesse vincere Samoggia, se la giocano Samoggia e Battipaglia. Se dovesse vincere invece Oro Rosa a Bergamo, sì, lì si inizia a fare un conteggio, perché con un arrivo a tre si iniziano a fare i vari conteggi. Sì, poi lì la differenza che adesso la fa da padrona. Ovviamente questo meno 25 rischia di pesare in un eventuale arrivo a tre. Però è ancora molto lunga, godiamoci quest'ultima partita e poi inizieremo a fare i conti. E noi guardiamo le statistiche, te le lascio leggere. Sì, le palle perse rimangono una costante per Costa Masnaga, che nel secondo tempo ne commette altre, se non ricordo male, altre 10, perché era 15 a fine primo tempo. Aumentano le palle perse di Battipaglia. La differenza rimane tale a rimbalzo, perché 32 rimbalzi Battipaglia, 58 rimbalzi Costa Masnaga. È tutta lì, Giovanni, la differenza è quella, perché i tiri liberi sono solo 4 in più per Costa Masnaga, i tiri da 2 sono solamente 2 in più per Costa Masnaga, ma la differenza a rimbalzo è anche la differenza degli assist, che non avevo visto. Battipaglia 3 assist, Costa Masnaga 15. Diciamo che si è mossa un po' meglio la palla per Costa Masnaga. E attendiamo gli highlights, che chiedo cortesemente a Kevin di poterli commentare, perché mi sto preparando per la prossima partita. Sì, sì, attendiamo gli highlights. Intanto vediamo le squadre riscaldarsi, anzi la squadra riscaldarsi. Per adesso c'è Samoggia in campo. Adesso entra anche Oro Rosa Bergamo per il riscaldamento. Eccoli che. Eccoli gli highlights. Un'ottima virata, il canestro, Bernardi, transizione, palla sotto per Piatti, canestro molto facile. Ce ne sono stati tanti canestri facili, soprattutto in contropiede da parte di Costa. Qui un ottimo canestro
di Praiola, che ha tenuto, diciamo, insieme a Prete nella prima parte di gara attaccata le ragazze di Battipaglia. Qui altro passo e tiro con gran canestro di Gianangeli. Qui, secondo me, a mio avviso, il canestro della partita, ankle breaker che fa cadere l'avversario, poi tripla di Prete. Qui un altro floater da parte di Prete. Penetrazione di Praiola che, come detto prima, ci ha provato in ogni modo, ma non è bastato. E allora siamo quasi pronti. Ti lascio il mio microfono, Kevin, per continuare a commentare. Sì, grazie mille. Qui un'alta penetrazione da parte della numero 00 Rotta. Qui una delle quattro bombe messe a bersaglio dalla numero 54 Cibinetto, che ha segnato quest'oggi solo da tre punti. Una penetrazione di Gianangeli. Qui ennesimo tiro da tre punti realizzato da Prete. Un'altra bomba di Cibinetto, che oggi, se non sbaglio, ne ha messe a bersaglio 4. Ecco, un'altra bomba di Prete che finisce la partita a 15 punti. Canestro da sotto di questa ragazza, Edo Paigbe. Altra penetrazione e altro canestro di Edo Paigbe. Qui una penetrazione cost to cost di Prete, che a memoria dovrebbe essere l'ultimo canestro della ragazza di Battipaglia. Ti ripasso il microfono. Sì, grazie Kevin. Siamo in attesa di partire con le interviste. Do la linea a Giancarlo Migliola. Vai Giancarlo. Grazie. Salottino della terza partita in programma oggi qui al Palazzolo di Battipaglia, seconda giornata delle finali nazionali Under 19 femminile. Con me Caterina Piatti e coach Ranieri, ma Billo, no? Si è detto Billo, e quindi Billo. Coach. Due partite molto convincenti, due vittorie molto nette, un tuo primo bilancio di questa finale che però chiaramente ancora riserva il meglio, insomma deve ancora arrivare nei prossimi giorni ovviamente. Due partite che possono sembrare essere state semplici, ma in realtà in entrambe abbiamo avuto dei momenti di difficoltà che siamo riusciti a superare giocando insieme di squadra. Anche oggi partiti 11-1, poi a metà secondo quarto con tante palle perse loro hanno rimontato, sono andate meno 5, siamo riuscite a riallungare, quindi questo è positivo per la squadra, reagire alle difficoltà che ci sono state. Caterina, so quanto ti piacciono questo tipo di interviste, proprio hai insistito per poter fare questa intervista. Volevo chiederti, come ha detto il coach, oggi anche con qualche momento di difficoltà, ma ha funzionato quasi tutto, in particolare oggi avete dominato sotto i tabelloni. Tu hai chiuso in doppia-doppia, se non sbaglio, 11 punti e 12 rimbalzi. Volevo una tua impressione sulla tua prova e soprattutto su come la squadra ha impattato queste finali. Sì, loro sono una squadra molto intensa, quindi abbiamo cercato di mettere la stessa energia fin da subito. Siamo più grosse fisicamente noi di loro, quindi era importante dominare appunto a rimbalzo sotto canestro, e ce l'abbiamo fatta molto bene, come ha detto Billo. C'è stato un momento, soprattutto contro la zona, nel secondo quarto, in cui siamo andati un po' in down, però sono state brave a metterci l'energia giusta in difesa e a recuperare. Quindi... Grazie Caterina, ti lascio alla doccia, faccio l'ultima domanda col coach, grazie mille, perfetto. L'ho chiesto anche prima a coach Doti Allevi, l'altro coach di una squadra a punteggio pieno, indubbiamente tanti, tanti spunti positivi, però immagino che stasera poi rivedrete la partita, faremo un'analisi approfondita con coach Rossi. Se c'è una cosa sulla quale insisterete un po' in questi giorni che vi è piaciuta un po' di meno? Sicuramente le palle perse e l'aggressività in difesa, perché quando riusciamo a aggredire in difesa riusciamo a trovare contropiede e lì siamo veramente difficili da fermare,
Invece quando giochiamo a metà campo ogni tanto fioccano le palle per. Salutiamo Ashley Ravelli. Che ci sta salutando calorosamente. Questi due aspetti sicuramente per noi sono fondamentali. Ultimissima cosa, non sapete ancora se siete, se non siete ancora certi del primo posto, bisogna aspettare l'esito di questa partita, ma guai a abbassare la tensione anche dopo due vittorie. No? Certo, certo, anche perché Oro Rosa poi domani le conosciamo, sono sempre una partita dura perché loro sono intense, insomma... Sai, costa sempre, vogliono tutti batterla, ecco. Grazie coach, bocca al lupo per domani. Ok, abbiamo un altro ospite, qui vieni qui nella mia sinistra, Andrea. Andrea Capobianco, coach della Nazionale Femminile, grazie per essere qui con noi, qui tu sei un po' di casa, diciamo, no? Eh sì, ho iniziato qui ad allenare, quindi la mia prima esperienza da professionista l'ho fatta qui, quindi è sempre bello tornare. Poi vedere questa ragazza giocare è ancora più bello. Tra l'altro hai ritrovato qui, sei arrivato da poche ore, quindi non ti chiederò un giudizio approfondito su tutte le squadre che avrai modo magari di vedere nei prossimi giorni, però hai sicuramente ritrovato due volti che hai allenato fino a qualche giorno fa a Castel San Pietro Terme, ovvero Emma Giachetti e Isabella Assan, due ragazze che appunto sono state convocate nel Green Team, la nazionale sperimentale. Sì, due ragazze sicuramente interessanti, ma il discorso è che vogliamo guardare tutto, guardare sia la 2, anche la BIM e guardare anche molto a livello giovanile. E penso che ci sono tante situazioni molto, molto buone e che ci fanno essere ottimisti. Oltretutto la faccia di queste due ragazze che hanno fatto parte di questo gruppo è stata una bella faccia, una faccia solida, una faccia di ragazze che vogliono starci a un livello superiore. Quindi sono veramente contento di rivederle giocare, come sono contento di vedere giocare tante ragazze e secondo me giocare anche molto bene. Ti chiedo l'ultima cosa, come sempre detto te, ovviamente in nazionale ci sono delle gerarchie, ci sono delle priorità, c'è un gruppo già consolidato, ma le porte per chi si segnala in campionato di Serie 1, ma di A2, ma anche a livello giovanile, le porte sono sempre ben aperte e la tua attenzione è sempre molto precisa. Ma sai, è una cosa che dicevo sempre quando allenavo anche le giovanili al maschile, che le porte della nazionale sono porte girevoli, quindi c'è chi c'è in questo momento che se non si allena bene può uscire e c'è chi sta fuori che se si allena bene può entrare. Quindi morale della favola, per giocare in nazionale bisogna allenarsi molto e bene. Grazie coach, ti lasciamo all'ultima partita, diamo la linea di nuovo allo studio per l'ultima partita in programma qui della seconda giornata delle finali nazionali Under 19 femminile. Vi ricordo sempre di scaricare gratuitamente l'app FIPSTATS perché avrete la possibilità di vivere questo evento e tutte le altre finali nazionali con le statistiche live in tempo reale. L'abbonamento è gratuito, anche l'account gold è stato aperto e quindi c'è la possibilità di vivere tutte le statistiche come se foste qua con noi. Appuntamento a più tardi, grazie.